Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, in compagnia della figlia Jasmine. Il ballerino e coreografo catanese, nel corso dell'intervista, ha confermato le voci di un mancato rinnovo dell'accordo come prof di Amici per la nuova stagione. Me lo hanno chiesto tutti quest'estate, ma purtroppo non ci sarò, ha rivelato. Devo dire che ho trascorso 3 anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l'insegnante come me, credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici. Quest'anno farò il tifo da casa, ha dichiarato senza aggiungere alcun dettaglio sui motivi dell'uscita di scena. Per quanto riguarda le ragioni dell'addio, molti hanno avanzato l'ipotesi che dipenda dai rapporti complessi con Alessandra Celentano, ma il ballerino non ha aggiunto altro. Raimondo Todaro: quando ci siamo separati la domenica andavo a pranzo dai miei suoceri. Il ballerino e coreografo si è concentrato invece sulla famiglia e sulla figlia Jasmine. Da qualche giorno ha iniziato le medie, è stato uno shock, tra poco arriverà il momento del fidanzatino, io ancora sono in forma. Insieme a lui in studio la moglie Francesca Tocca, che si è commossa parlando dei suoi genitori. Capisco tutto quello che ha fatto mia mamma per me da madre, abbiamo fatto viaggi, lavori, ringrazio la mia famiglia. Forse lo dico poco ai miei genitori, mi hanno insegnato i valori più importanti, ancora oggi è una donna fortissima e vorrei diventare come lei. I miei hanno molto sofferto quando io e Raimondo ci siamo separati, sono molto legati a lui. Anche Raimondo Todaro ha speso parole d'affetto per i suoceri. Devo dire che il papà di Francesca mi ha sempre amato tanto, come un figlio, per me i suoi sono come una mamma e un papà. Quando eravamo separati la domenica andavo ancora a pranzo dai miei suoceri. Raimondo Todaro e Francesca Tocca presentano la figlia Jasmine. Francesca Tocca ha poi raccontato di un momento difficile che ha attraversato quando aveva solo 21 anni. Facevo una vita molto stressante, avevo tante gare, le cose andavano bene, ha dichiarato. Ho resistito, ma sono iniziati gli attacchi di panico. All'inizio ti devastano, è una cosa che ti segna, poi con il tempo si impara a gestire. Chiamavo Raimondo in piena notte. Gli attacchi di panico mi sono passati quando è arrivata Jasmine nella mia vita. Mi sono completamente scomparsi. Lei mi ha salvata. La coppia di ballerini ha raccontato a Silvia Toffanin come l'amore per la figlia sia stato un fattore determinante per superare la crisi che ha attraversato il loro matrimonio. Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno accolto in studio la figlia Jasmine, presentandola al pubblico di Verissimo. La piccola ha rivelato che da grande sogna di fare la ballerina come mamma e papà. Infine Raimondo Todaro ha letto in studio una lettera ironica dedicata alla moglie, elencando con affetto i piccoli difetti che fanno parte del loro quotidiano. Non potrei fare a meno di nessuno dei tuoi difetti se questo significasse rinunciare a te, si chiude così la lettera d'amore del ballerino alla moglie.